Che si fa oggi, bro? Un po' di gravel. Vediamo se riusciamo ad andare sul Vesuvio. Oggi rincontriamo due o tre amici che abbiamo conosciuto al BAM. Vi lasciamo qua il video. Non abbiamo fatto noi la traccia, ci lasciamo traghettare. Duomo di Montecchio. E adesso ci facciamo un'oretta fino a Valdagno e poi vi raccontiamo un po' di questo giro. Siamo attrezzati con poca roba, proprio l'indispensabile per fare un giro in giornata. Bikepacking leggero. Node internode con dentro qualcosina da mangiare. Mantellina, paninetti. Ciao ragazzi. Ben ritrovati. Ciao, ciao Francesco. Ciao. E ciao Giacomo. Ciao ragazzi. Ciao. Tutto bene. Ciao ragazzo. Abbiamo intercettato Giacomo. Allora abbiamo fatto un pezzo di Civillina. Dove siamo? Passo della Camonda. Passo della Camonda. Siamo a Staro. Abbiamo appena finito un pezzo gravel molto bello che io ho fatto nel senso opposto. È da fare anche così. È molto bello. Comunque qui sotto trovate in descrizione le tracce di Kumot. Per ora mi sono molto divertito, figo. Adesso stiamo salendo per l'asfalto di Passo Xon e ci andiamo a fare la Malunga. Pausetta, fontanella, ricompattiamo un po' il gruppo. Addirittura le riprese. Eh sì, un bel posto qua, mamma mia, stupendo. Ciao ragazzi, buon giro, io bermo qualche birretta. Tu che sei della zona, Giacomo, mettiamo caso che uno arriva qua e stufo. Dove consigli di tornare? Qua siamo in zona Staro 1000, siamo a sulla Malunga. A destra c'è proprio contrada Malunga, tutta discesa, si va a casa, doccia, birretta e siamo a posto. Ciao ragazzi, buon ritorno. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Giacomo invece ha detto che noi adesso andiamo a farci il cavalcavia del Papa. Siamo arrivati praticamente alla fine della Malunga. Attenzione! Al limite della pila comunque. Malunga finita. Tra un po' iniziamo la strada degli eroi. Pian delle Fugazze, confine Veneto, Trentino Alto Adige. Questa è la strada degli eroi che ora andremo a prendere. Facciamo un piccolo rifornimento. Eccoli i compagni di oggi. Qua il giovane davanti ci diceva che abbiamo circa un 9 km di salita, quasi 1000 di dislivello. Sarà dunque quanto un'oretta di bici. E si continua a salire, siamo a 1400. Non facile con la gravel questo fondo qua. Abbiamo le ruote da 35 mm, però non mi lamento perché mi sa che in discesa, dovendo rifare la stessa, sarà piuttosto tosta. Addio. Qua ragazzo, bici elettrica. Secondo me se la sta spassando un po' di più. No dai, scherzo. Che bello così invece. A faticare, a sgommare su per di qua. Si inizia a far sentire sulle gambe qua. Ragazzi, più si va su, più è bello, quindi da un certo punto di vista diventa anche un po' più amabile e facile. Siamo davanti alla galleria David, c'è un po' di gente. Stanchini ma soddisfatti. Eccoci! Madonna! Ragazzi, a 50 km da casa si trova un paradiso. Bel saltino.
Questi qua vanno un po' più veloci di me, non so come mai. Secondo me hanno azzeccato la colazione. E mi sono sparato 3 uova, 2 toast, un bel caffè. Mi sa che loro hanno un uovo in più. Cioè, ma cos'è? Woohoo! È un paradiso questo qua. Mamma mia, che robetta! Wow! Ragazzi, qua siamo sotto le guglie. Qualche bel tunnel. Qua se uno c'ha un parapendio, penso che possa quasi decollare. Ci sono dei bei saltini qua. Ecco che oso. Vabbè, qua stiamo parlando di qualcosa di epico. Siamo arrivati. Allora, bro, si sta da papa. Salita bellissima anche da fare in gravel. L'abbiamo fatta con copertoni da 35. Rimbalzava un po' in salita. Giacomo invece è un po' più preparato di noi. Copertone un po' più largo, un po' più confortevole. Ma lo stesso che bisogna stare attenti. Non è facile. Ah, torniamo giù per gli eroi perché gli scarubi sono chiusi. Sì che dobbiamo fare la stessa che abbiamo fatto in salita. Se no ci sarebbe l'opzione andare giù per gli scarubi e arrivare a Passo Xomo. No, tutto in bici, eh. Un po' camminare che fa bene. La strada degli scarubi, quella che da Rifugio Papa porta giù al Passo Xomo. Bellissimo, si sta molto bene. C'è un'arietta graziosa. Panino, quel crudo e passa la paura, lo parlano, lo mangio. Breve pausa in cima. Vorrei quasi sgonfiare un po' di più i copertoni. Qua c'è un bel salto, e vi dico la verità, io sono uno che soffre molto le vertigini, cerco di combatterle e sto di qua praticamente. Guardate che robetta. Sì. Pizzicato. Quando si prende questo aggeggio qua non è mai per buone robe. Era un po' inevitabile comunque. Dopo la discesa fino a Ponte Verde da Piano delle Fugazze ricominciamo a salire dopo aver fatto mezz'ora di discesa con le gambe fredde. Non si smette mai di pedalare, ma bisogna pedalare, bisogna andare avanti e a far fatica. Ah, buona sera, Coca. Cos'è la pagina Instagram del mio? Ieri panini. Allo Xomo ci siamo fermati per un panino perché non avevamo ancora mangiato e abbiamo trovato di nuovo compagnia. Fox e Stefano che adesso abbiamo convinto ad accompagnarci a Posina. Che non sia una trappola, ragazzi. Esatto. La fontana con la portata d'acqua minore che abbia mai visto. Siamo fermi qua da quanto, raga? 3 quarti d'ora, sì. Ok, mezz'ora per riempire le borracce. Adesso Posina. Andare in bici con Fox è bello per questo, perché alle Haribo Happy Cola. Abbiamo salutato anche Fox e Stefano noi e
Che belle che sono ste giornate. Papa già lo conoscevamo, ma oggi l'abbiamo conosciuto in una maniera diversa, sì, con le grave comunque. Adesso il bro mi ha detto che vorrebbe arrivare a 3000 di dislivello, e come non dirgli di no. Fine, ho secondato il mio collega qua di fianco che ha voluto fare i 3000, e i 3000 li ha fatti, li abbiamo fatti, è stato un bel giro, compagnia ottima, andate a farvi anche voi un rifugio Papa. Ricordiamo, vale la sempre pena. In descrizione sotto qua la traccia su Komoot. Raga, noi adesso andiamo a casa, sì, 200, e ci andiamo a mangiare in anguria. Bella idea. Ciao raga. Ciao ragazzi.